Amici del Bardo, siamo arrivati ad uno sbusto, beh, tra quelli sulla carta più intriganti in assoluto, perché sono tante, sono sei bustine, non riesco neanche ad inquadrarle tutte nello schermo di ripresa. Sei bustine di WWE Legends 2018, un intero mini box, quindi due colpi garantiti, due card speciali, almeno due, visto che ultimamente siamo stati lucky e ne abbiamo tirate fuori anche tre da uno di questi box. Andiamo col solito gioco, oggi è molto difficile, sono sei bustine, sei. E visto che la virtù sta nel mezzo, io ancora una volta scelgo la bustina numero 3, che è questa qua, che aprirò per ultima. Voi invece su quale puntate? Fate il vostro gioco, pian piano che le apro, vediamo se qualcuno di voi ci ha preso. Ok? La 3 la apro per ultima, la tengo qua in fila, iniziamo ovviamente dalla numero 1. Le leggende 2018 con le crisi d'identità degli atleti che cambiano personaggio, quindi cambiano gimmick, e alcune car speciali connesse alle donne che hanno fatto la storia della nostra disciplina preferita. Ok, vediamo un po'. Busta numero 1, partiamo subito con un lottatore diventato presentatore, diventato presidente fittizio della WWE, Gorilla Monsoon. Padre dell'arbitro Joey Marella, scomparso purtroppo in circostanze molto tragiche. E questo? Oh, Jim the Anvil Nider, che bella card. Rispetto a quelle del 2017 sono un po' più spesse queste card, sono più tozze, più pesanti. E come al solito dietro c'è una breve descrizione del lottatore profilato. Quindi qui ci parlano del tentativo di Jim Nider di entrare nella NFL. E poi della partnership ovviamente con Brad Heyman Hart nella R Foundation, grande personaggio. Kurt Angle, che altro dire dell'oro olimpico, del medagliato, uno dei più completi lottatori mai apparsi in WWE nelle ultime decadi, forse in tutta la sua storia. Ha portato blasone, riconoscibilità, credibilità atletica sportiva ed è stato parimenti capace sia nel ruolo di buono che in quello di cattivo. Bravo Kurt Angle. C'è già una speciale? No, ma c'è lui, l'amico del Godzilla, Shawn Michaels, qui in versione particolarmente giovanile. Mica male, eh? Shawn Michaels. Oggi impegnato a NXT come allenatore delle giovani leggende. Wow, The Ultimate Warrior, ragazzi! Uno dei preferiti della mia epoca, di quando ero bambino. Beh, lui, Hulk Hogan, i British Bulldogs, i Demolition. Che bella card, tra l'altro. Bellissima. Una delle card più belle in assoluto, questa, come immagine selezionata. Guardate il guerriero. Wow. Beh, nessuna speciale qui, ma insomma, volevo delle leggende e le leggende le ho trovate. Ora bustina numero 2. Vediamo se qui c'è una speciale o no. Partiamo con André the Giant impegnato in una mossa di sottomissione contro un avversario poco riconoscibile. Non credo sia Jade the Snake Roberts, anche se il costume vagamente potrebbe lasciar pensare che abbia attinenza con lui. Oggi è la figlia a portarne avanti l'eredità sportiva, parlo di André the Giant, una figlia che insomma aveva un po' criticato il padre da ragazzina, mentre ora ha cambiato molti dei ricordi che ai tempi condivise col pubblico americano, anche in alcune trasmissioni. Qui abbiamo chi è questo? È Michael Ice, che poi diventa Doc Hendricks in WWE. Michael Ice con i Freebirds nelle federazioni più piccole, in Texas soprattutto, ma non solo, e poi in WWE muta radicalmente personaggio. Ecco le carte della crisi d'identità. Andiamo avanti, un'altra crisi d'identità con Teddy Biase, Million Dollar Man in WWE e poi in WCW con l'NWO diventa il trillionaire Teddy Biasi, quindi aumenta addirittura il suo patrimonio cambiando federazione. Solo il wrestling ci regala queste piccole chicche.
Tutte crisi identità. Qui abbiamo One Two Three Kid sulla sinistra che sconfisse a sorpresa Razor Ramon in WWE facendosi subito un nome, e poi divenne, andando avanti, X-Pac. In WCW divenne anche Six, quindi parecchi cambiamenti di personaggio per questo combattente Shane Waltman. E chiudiamo con Beth Phoenix. Parlavamo delle card, delle leggende della divisione femminile, e ne è uscita una, Beth Phoenix, la Glamazon. Bene, bene, che è tornata di recente anche in altri panni, sia nel ring come combattente che come telecronista. Abbiamo aperto due bustine, nessuna speciale, teniamo via la 3, che è quella sulla quale io ho puntato, e andiamo alla 4. Chi ha scelto la 4? Beh, se l'avete selezionata, ecco a voi Chris Chavis, in arte Tatanka, uno dei combattenti che facevano andare in brodo di giuggiole Dan Peterson. Tra l'altro anche questa foto è veramente spaziale, bellissima, una immagine straordinaria. Qua dietro c'è, beh, un Randy Orton, non so se prima maniera o meno, però lo vedo ancora abbastanza capelluto, quindi sono portato a ritenere di sì. Veramente belle queste card con tutti i dati poi di Randy alla fine. Vediamo un po' se c'è una speciale. No, c'è Yokozuna, grande campione in WWE in un periodo non certo facile da tenere, visti i cambiamenti dei tempi e anche un po' la maretta che c'era nel backstage. Parlo ovviamente di situazione organizzativa della WWE. E poi Ric Flair, che personaggio Ric Flair, bellissima questa card anche lei, Ric Flair con un look in stile NWA WCW. Cool, grande Rick. E dietro qua abbiamo Booker T in posa sul paletto, anche lui con un outfit che mi ricorda di molto i tempi, per chi se li ricorda, della World Championship Wrestling. Bustina ricca di grandi personaggi, anche la numero 4, ma sinora non è uscita nessuna speciale. Andiamo alla 5. Poi abbiamo la 3 da recuperare. Qui abbiamo Terry Runnels. Ah, furbetta! Ah, burrechina! Guarda come ti osserva! Tu cosa dici a una che ti guarda così? Ci vediamo a casa mia, ok? Vabbè, facciamo un po' anche di intrattenimento. Don Muraco è proprio lui, The Magnificent. Questo qua di sgalettate se ne è prese parecchie. Se avete letto il mio ultimo libro, Io, mio papà, il wrestling, avete trovato anche una testimonianza diretta di come Don Muraco cucasse. Andiamo avanti. Phil Finlay. Questo è più recente. In singolo o con Horsewoggle, Phil Finlay ha sempre lasciato il segno e poi è diventato un apprezzato dirigente dietro le quinte. Ups, state qua, mie belle card. Lex Luger. Anche qui modalità NWA WCW, che fisico che aveva ai tempi Lex Luger. Eccolo qua, andiamo avanti. C'è una speciale? No, c'è Stevie Ray, del quale ho trovato l'autografo la volta scorsa, ma in modalità normale. Quindi le speciali sono nella bustina 3 che ho scelto io, credo, e nella bustina 6, a meno che non mi sia capitato un box particolarmente sfortunato, ma insomma di solito Tops è bella precisa. Subito Identity Crisis, Big Boss Man, Big Baba Rogers, il suo alter ego, non solo in WCW ma lo interpretava anche prima, se non ricordo male, di arrivare in WWE. Qua dietro, Tatsumi Fujinami, indotto nella Hall of Fame, uno dei miti della mia fanciullezza, spesa a guardare anche il Pro Resu sulle emittenti locali. Crisi Identità, Razor Ramon e Scott Hall. Beh, ne ho trovate tante di Crisi Identità, sono contento. Spero di chiudere la serie. Qua c'è una speciale? No, è dietro qui, l'ho vista. Qui abbiamo The Godfather e The Good Father. Quindi da uomo che ti porta le nonnacce a tizio bacchettone che invece vuole farti seguire una determinata moralità.
andiamo alla speciale, la spilucchiamo Booker T. Booker T, che bell'autografo, ragazzi, di Booker T. Ce l'avevo già, ma questo autografo di Booker T è spaziale, è bellissimo, veramente stratosferico. 10 di 50, anche un'ottima rarità. Eccolo qua, ce l'ho doppio perché Booker T l'avevo già trovato in altre serie, però questa carta è particolarmente bella e poi chissà, magari la peggio la uso come carta da scambio. Bene, bene, qui abbiamo la prima speciale e qua c'è la seconda, di sicuro. Tra l'altro sento la bustina particolarmente grossa e mi sa che c'è una replica di una cintura, eh? Sì, c'è la replica di una cintura, di sicuro, è proprio dietro la card di Kane. Quindi la andiamo ad aprire dal dietro. Oh, chi sarà mai? Oh, Kurt Angle! Kurt Angle con autografo! Hall of Fame ring card! Mamma mia, Kurt Angle! Kurt Angle è tanta roba, ragazzi! Chissà la rarità! Siete pronti? Vediamo, vediamo, vediamo! C'è l'anello della Hall of Fame, 8 di 10! 8 di 10, ragazzi, rarità altissima! Questa card di Kurt Angle, fantastica! Con anche l'autografo e la replica, ovviamente in rilievo, in metallo da toccare, dell'anello che ha ricevuto per l'ingresso nella Hall of Fame. Ragazzi, 8 su 10, card oro! Con autografo garantito, pazzesco, pazzesco. Direi che per rarità sicuramente questa vince tutto. È vero, c'era soltanto un'altra card insieme perché lo spessore delle bustine deve essere mantenuto, ma qui abbiamo Kurt Angle, ragazzi, 8 su 10, grande colpo, direi che vince assolutamente la mia bustina, la bustina numero 3. Ed eccomi qua col bottino del giorno, iniziamo da Booker T sull'ordine delle 50, quindi buono, bellissimo autografo, molto collezionabile, ma poi la bomba totale, Kurt Angle, anello commemorativo Hall of Fame, firma 8 di 10. Tra l'altro nelle bustine che utilizzo non ci sta. Io uso queste, me le chiedete in tanti, quindi ve le faccio vedere. Sono le One Touch Ultra Pro, le Magnetic UV Protection, da 35 punti, 35 PT, che di solito bastano per le nostre carte. Ma questa di Kurt Angle, guardate quanto è spessa rispetto a una card normale. Avete visto? Quindi ci sono di diverse capienze, dovrò comprare una di queste protezioni un pochino più grossa, adesso la ordinerò. Questa card è tosta ed entra in classifica. Mi spiace per Dakota Kai, una delle mie atlete preferite, tra l'altro grande rarità, cioè una di 5, ben firmata, uno degli autografi più belli in assoluto che ho trovato, ma Dakota Kai perde la terza posizione in favore di Kurt Angle, quindi alla prima Undertaker. Nell'ordine delle 50, secondo William Regal e Triple H combo nell'ordine delle 10, e terzo posto un'altra leggenda del ring, cioè non potevo non metterlo. Dakota Kai è un atleta in rampa di lancio, questo è Kurt Angle, 8 di 10, anello della Hall of Fame, replica ovviamente, toccabile, in rilievo, in metallo, e firma, insomma, roba grossa. Quindi Kurt Angle entra in terza piazza in attesa che io mi procuri il modo per conservarlo al meglio. Direi che ho terminato e con gli sbusti delle trading cards ci rivediamo fra 2 settimane.